Buonasera a tutti, sono Luigi Onaraku, se preferite, bentornati su Dragon Ball Z Dokkan Battle. Oggi affronteremo finalmente la guida a Goku Super Saiyan 3 Angel Zeta Waken, quindi il nuovo modalità di eventi, difficoltà abbastanza alta, devo essere sincero, che si potranno affrontare nel JAP a partire da questo mese. Il primo PG, come ho già detto, è Goku Super Saiyan 3. Se non sapete cosa sia un Extreme Zeta Waken, andate a vedervi il video uscito ieri, dato che comunque la prima parte del video è quella che non affronterà la battaglia, quindi diviso in due parti, la prima parte un pochino di spiegazione sul PG e come andremo a affrontarlo, e poi una run allo stage 30, a vedere quindi lo stage pesante. Allora, parliamo quindi di come attrezzarsi per battere Goku. Allora, le cose da sapere contro Goku sono due. La sua linea di potenziamenti dallo stage 1 allo stage 30 e quindi con che team affrontare determinati stage. Andiamo quindi a vedere i potenziamenti di Goku. Allora, i potenziamenti seguono la scaletta che già vi ho mostrato nello scorso video. Quindi andiamo abbastanza veloce a spiegarvi come si potenzierà man mano che andremo avanti nelle battaglie. Avrà a rank 3, livello 3 come volete chiamarlo, un'immunità al debuff alla difesa. Quindi non potrei diminuirgli la difesa e all'inizio servirà poco, però vi datevi che allo stage 30 averlo magari a difesa diminuita avrebbe fatto comodo. Dal livello 4 in poi ridurrà del 99% i danni dei PGSTR. Naturalmente dei Resurrected Warrior STR faranno qualche danno, sono ancora usabili, però vedrete calare terribilmente il danno. A livello 5 sarà immune allo stun, quindi via team che si basavano sullo stun. Dal livello 8 ridurrà il 99% il danno dai PG AGL. Majin Vegeta LR continuerà a fargli danno fino alla fine, niente eccezionale, ma gli farà danno. Dal livello 13 ridurrà il 99% il danno dai PG fisici, quindi super fisico, super extreme fisico e buona parte metamor, addio. E al 14° stage diverrà immune al debuff dell'attacco, riducendo quindi anche l'utilità di Gogeta Int pericolosamente. Allo stage 15 andrà a turno aumentando pesantemente le sue stats, ma non otterrà ulteriori immunità. Immunità che otterrà nell'ultimo potenziamento di passive, chiamiamolo così, ovvero lo stage 20, in cui diverrà immune al seal, motivo per cui molte persone non riescono a fare lo stage 20, e otterrà un 99% di damage reduction da tutti i PG di categoria super. Quindi ragazzi, Metamor addio, Super Tech addio, Super STR è stato addio dallo stage 4 quasi, Half Blood addio, Busaga praticamente addio e così via. Brutta storia, anche se forse Busaga Busaga montato particolare potrebbe farcela ancora in questi stage. Dal livello 30 in poi, ma anche se non interessa solo il livello 30, gli stage successivi sono puro fanservice, otterrà un boost notevole alle statistiche, quindi stateci d'occhio. Potrebbe essere alquanto problematico per la gente che magari ha finito il 29 e va al 30 pensando sia di stessa difficoltà e invece si ritrova un mattone. Visti questi potenziamenti, quindi quali sono le linee guida per costruirsi team? E poi vedrò anche consigli dei team da portare in base alla difficoltà. Allora, sappiamo che la classe Resurrected Warriors riduce la damage reduction di Goku, il che vi permette anche con magari, come ho detto prima, Majeta, esageratamente anche Broly, o anche Goku Super Saiyan 3 Tech, di far comunque danno, e riduce il bonus dei danni di Goku, quindi subirà leggerissimamente meno danni. Come se non bastasse, gli Extreme Tech otterranno un danno bonus contro Goku e riceveranno anche un boost ai danni parati. Il che vi fa capire bene che un Extreme Tech Resurrected fa tipo il doppio dei danni che dovrebbe fare e ne subisce la metà. Naturalmente però i PG che non sono Resurrected Wars, non sono Extreme Int e Extreme Tech non ottengono nulla di questi bonus risultando inutili.
Idem, IPG Resurrected Int, ma non Extreme. Non ci siamo, Vegetint, non ci siamo. Peccato. Da qua potete capire come alla fin fine i team sono pochi. Ma in realtà neanche quanto sembrano, ci sono più team di quanto potreste pensare, vi permetteranno di arrivare a livelli alti, naturalmente buildati e con PG particolari. E andiamo quindi a vedere passo per passo quali sono i team che consiglio. Stage 1-3, qualsiasi team, il nemico è davvero debole e non dovrebbe darvi problemi. Stage 4-7, sconsiglio i team STR, anche se magari quelli più pompati possono fare comunque questi stage 8-12 sconsiglio anche gli AGL, e qua gli STR iniziano a buscare la sangue. Stage 13-19 consiglio di utilizzare direttamente un Super Tech, un Metamor, un Resurrected o anche un Extreme Tech, dovreste farlo tranquillo e arrivare più o meno a concludere la parte facile. Moltissimi si fermano forse al 15. Il 15 è il primo vero muro quando va a tour. Però di solito sto vedendo che la gente riesce ad arrivare senza troppe difficoltà allo stage 19. Magari fallisce uno o due volte nel mentre, ma allo stage 19 ci riesce ad arrivare. A partire dal 20 le cose peggiorano. Dal 20 al 29 i team che consiglio sono Extreme Tech, Extreme Int, Resurrected Warrior. Non vedo molti altri team, possono farcela anche un Busaga, lo aggiungo, perché pensandoci bene un Busaga Extreme Tech ibrido potrebbe farcela senza troppi problemi, però siamo molto al limite e richiede abilità alta, perché il fisico non è che tankerà chissà quanto. Infine ragazzi, lo stage 30. Benché ci siano molti team in grado di farlo, sono tutti team che si basano su uno o due personaggi. I team che riescono a farlo sono un Extreme Tech con ability alta, ma richiede ability davvero alta e non dovete quasi mai lanciare la specie con i Broly, che risultano purtroppo un peso in questa battaglia. Un doppio Zamasu LR, questo è abbastanza semplice, ha molto healing, molto tanking. Gira bene, riesce a tankare più che bene, a ricaricarsi la vita con dentro Super Bu e Buff Bu anche, in modo che linkino per ricaricarsi ulteriore vita. Può essere un team da non sottovalutare. Un Resurrected Extreme Tech Team, abbastanza basilare anche questo come team. Poi abbiamo naturalmente il Resurrected Extreme Int Team. Qua bisogna avere i PG giusti, non è facilissimo, ma ci si può riuscire a vincere. Bisogna mirare a shottare subito, ve lo dico immediatamente, bisogna vincere davvero in fretta, ability altissima richiesta. Un buon Resurrected Hybrid Tech Team, ad ability alta, che sarebbe di base un Resurrected con molti tech, anche super veget, bulma, sono quelle surette che non funzionano molto bene, che magari ha come amico Golden Freezer Int, ma come leader Golden Freezer Tech, possono comunque riuscire a farcela sculando. È un tank, è un tank Extreme Super Tech Hybrid Team, quindi un team ibrido avente sia Extreme che Super Tech, che si basi più o meno su Zamasu LR, anche quello, ma solo l'amico, mentre si gioca Broly o alla peggio addirittura Gotenks Super Saiyan 3. I PG principali in questa battaglia saranno Golden Freezer Tech, Cell Tech, Bio Broly, Golden Freezer Int e Kid Buu Int. Sono i PG basilari per vincere questa fight. Più di questi PG avete ad ability alta, più sarà facile. Naturalmente vi ripeto, non è un evento per tutti ed è anche giusto sia così, anche il momento che Dokkan mostri qualche evento endgame, che non è che un account di un mese può fare solo perché ha pullato il PG forte. Questo qua un account di un mese non lo fa, ma neanche pregando, salvo che un account che ha shoppato il mondo e ha trovato esattamente tutto quello che gli serve, forse non ci fa nemmeno perché non dovrebbe avere le orb. Dovrebbe. Cosa sta facendo quel coniglio?
Vabbè, lasciamo perdere Priscilla. Ora vi lascio alla run, quindi noi ci vediamo tra pochissimo. Ed eccoci qua nel pieno della battaglia. Allora ragazzi, questo in realtà è il livello 32, non 30. Semplicemente unisco l'utile al dilettevole, detta papale papale. Ovvero, devo farmarmi Zeni, facciamoci il livello 32, tanto più o meno circa la difficoltà è la stessa. Allora, Goku ha 8 milioni di HP. 8 milioni di HP. Noi abbiamo una turnazione medio accettabile, non fantastica, ma medio accettabile. Dovremmo farcela, sottolineo il dovremmo perché non è sicura al 100% la vittoria. Comunque le buscheremo abbastanza, ci sono turnazioni migliori di questa. E andiamo, la strategia è molto facile, tankare con Celtec, devo anche dire, culo, culo, ci becchiamo la special su Celtec, va benissimo, ho anche preso abbastanza orb da tankarla, direi, no, non l'ha proprio tankata, poi vi faccio vedere anche il team, ragazzi, perché bisogna farvelo vedere, comunque, prima barra, come vedete, ogni barra ha 1 milione d'HP, quello a cui dovevo ammirare, e quindi chiudere in 8 attacchi all'incirca. Almeno quello è quello a cui miro, esclusi eventuali critici. Qua. Possiamo attaccare. Ho preso un Golden Ability alta, il mio Ability 1, ma non è anche completata. Un additional? No, qua le buschiamo anche. In base a star sopra i 160. Ok. Ora vi mostro il team che utilizziamo. Il team è un Resurrected Warrior, che gira anche abbastanza bene. Leader, Golden Angel, Ability 1, Golden Tech, Ability 3, ma buildato malissimo, non l'ho aperto in basso a destra. Bardock Tech, Ability 0, Grande Mago Piccolo, Ability 0, Cell Tech, Ability Full, non ha la stellina Rainbow semplicemente perché non gli ho dato resistenze e debolezze, almeno finché non faccio la Rod, Extreme Tech non mi sembra minimamente utile. Golden Freezer Amico, posso fare, ok. Ho detto ability penso 2, 14.000 attacco dovrebbe essere ability 2, e Kid Buu ability 3 non gli ho dato ancora la quarta coppia in ability. Non penso abbia, salute Sara, non penso di avergli neanche dato tutte le stats perché sto tenendo le orme per Bardock Int. Il team è equilibrato, ha un po' troppi Int, io consiglio se lo avete ad ability di portare il Super Buu, quello vecchissimo che è un healer, o Buff Buu, però dovete avere ability SA10 piuttosto che Kid Buu. Kid Buu, come avete visto, le busca come non ci fosse un domani. Ora comunque siamo nella fase 2, cioè nel secondo turno, e dobbiamo tankare. Il segreto è cercare, quando possibile, non sarà sempre possibile ragazzi, di tankare il tankabile. L'unico problema in questa battaglia è la resistenza, ovvero non è detto che avrete modo di reggere abbastanza turni per fargli 8 milioni di danno, almeno con questo team, almeno con la turnazione iniziale che abbiamo avuto. Abbiamo avuto il culo che non ci siamo beccati la special su Golden o su Buu, altrimenti la dovrei settare la run, anche per questo ho preferito fare il 32 in modo da non spendere 20 milioni di stamina. Purtroppo qua ci becchiamo la special su lui. Questa run è quasi sicuramente persa, ve lo dico subito, perché come vedete i danni sono altissimi e nonostante tutto oddio, in realtà possiamo vincere ancora con una bottarella di culo. Una botta di culo potremmo vincere ancora, dai. Se allora tanca decentemente anche un eventuale special, come vedete arrivo 1.200.000. Vediamo un po'. No. Oh sì, allora, vabbè, vabbè. Nulla da dire. Precisione monumentale. Questa sarebbe stata persa nel caso Cell non avesse fatto il suo lavoro, però mi sono fidato. Vabbè, qua
Freezer amico ha fatto il mondo ed è vinta. La difficoltà, questa qua è leggerissimamente più difficile del 30, ma davvero di pochissimo, più o meno questo è quello che fa anche a livello 30. Non ho visto dei veri aumenti di difficoltà superata a quella, forse aumentano di pochissimo gli HP o altro. Comunque questo è come battere Goku, in realtà non c'è una strategia. Dovete andare con i vostri PG migliori che hanno le resistenze, che hanno tutto quello che ho detto nella prima parte del video e far male, far tanto male, cioè dovete picchiare. Scordatevi l'utilizzo di eventuali PG che non sono Extreme Tech o non sono Resurrected. Scordatevi l'utilizzo di PG particolari come Devilman o Stunner o altro, no. È una pura e semplice qua, sai troppo perché ho tolto int per non avere i messaggi su Facebook, è una semplice battaglia di sopravvivenza. Ad alcuni può non piacere, ci può stare che a alcuni non piaccia perché è molto selettiva, come avete visto un team quasi full completo, non è il miglior team che si può usare, naturalmente ci sono team migliori, Bardak non è obbligatorio, Piccolo non è obbligatorio. Potete andare full DPS e distruggerlo malamente. Io preferisco stare un pochino più stabile. Posso capire, dicevo, che ad alcuni possa non piacere, ma calcolate che buona parte del team è comunque molto vecchio. Cioè, bisogna calcolare che questo è un evento fatto per gente che gioca da tanto. Non è fatto per chi gioca da 2 mesi. Chi gioca da 2 mesi è normale che non ha un cavolo di PG per fare quasi questo evento. Chi gioca come me da 2 anni si è visto uscire Cell Tech 20.000 volte. Golden Freezer Tech 20.000 volte, che cavolo, hai avuto il tempo di farmarti Golden Freezer Tech? Ne hai avuto. Hai avuto magari pullare uno o due Cell Tech? Ne hai avuto. Quindi dovete capire che l'evento è tarato per determinati giocatori. Siete free to play che giocano da poco, è normale che non possiate farlo, è giusto così anche. Perché chi gioca da poco non deve avere la presunzione di voler vincere ogni singolo evento. Arriverete anche voi tra 2 o 3 mesi magari summonando e trovando determinati PG a finirvi completamente, poi magari escono nuovi PG Resurrected, Tech o Int Free to Play, mi portate l'ability full Bio Broly che io non ho usato perché a me fa non mi interessa come PG, ma proprio full ability tanca, tanca full ability stats e magari solo con la resistenza come abilità, tanca, non fa danno ma tanca, è già un tank in più. Portate Bulma o Veget Candy, non sono nelle categorie, però possono evadere. Io ripeto, ora non so se il mio amico ha completato, ma c'è Mirko, un ragazzo del gruppo Dragon Ball Z Dokkan Battle Brawly, uno dei vari gruppi WhatsApp in cui sono, che è arrivato al livello 30 con un team che oggettivamente fa cagare. È fatto proprio sull'oscuro totale. A livello 30, come vi ho detto, sta trovando una montagna, un muro enorme. Però si sta impegnando, non si arrende. Non l'ho sentito lamentarsi una volta. Così decisamente che Veget Candy quando deve evitare un attacco e farlo vincere non lo evita. Ma sa che con quel team deve sculare per vincere e si sta impegnando comunque. E io l'ho citato apposta per quello perché mi piace quando la gente va là e si impegna davvero. Comunque, queste sono tutte le informazioni riguardo l'evento. Richiede determinati PG. Richiede determinati PG se non li avete. Nisba, non è il solo team, un doppio Broly Super Saiyan 3 forse ce la fa, ma ricordatevi che non dovete dare un orb a Broly, perché Broly non deve vedere orb, serve solo come leader, doppio Zamasu LR vince, doppio Bojack LR forse vince, però deve essere buildato davvero bene, ma davvero davvero bene, e non sono sicuro 100% vinca. Non avendo Bojack non ne ho la minima idea. Di sicuro il team con cui è più stabile, più possibile di vincere è un doppio Golden Freezer, perché giochi 4-5 PG che possono arrivare al milione di danno, magari li hai anche abiliti, quindi riesci anche a fare critici e a togliere più di una barra tu ad attacco. La base solida della strategia è quella, togliete una barra attacco. Detto questo, noi ci vediamo domani con l'analisi di Goku e in bocca al lupo. In bocca al lupo se stai facendo un evento, è un consiglio spassionatissimo che vi do. Domani mattina esce Heroes ed esce anche l'evento di Radish, ah, vabbè, particolare, domani mattina esce Heroes, lo so, esce una batch nuova, limitata, avete voglia di pullare, aspettate, esce tra 2 giorni l'analisi di Heroes, lo so che è tanto chiedere 48 ore,
Posso capirlo, ma aspettate. Il motivo per cui dico aspettate è perché ad oggi, con i PG Super Saiyan 3 che abbiamo, difficilmente servono Gohan e Trunks. Magari avete migliaia di stone e volete prendere perché sono fighi, pullate. In quel caso pullate. Ma se avete poche stone, magari dovete scegliere meglio Goku, terzo o meglio loro due. Aspettate. Vediamo bene chi sono. Magari mandatemi un MP, chiedetemelo. Io prima delle 17 è difficile che vi rispondo per riunione domani al lavoro. Però domani sera magari cerco di rispondere a tutti. Magari chiedetemi anche qua sotto il video domani se vale la pena pullare o è meglio aspettare. Non vi prometto che riesco a rispondervi prestissimo, ma ci proverò. Però domani durante la pausa pranzo a vedermi i PG come sono, farmi qualche calcolo, magari chiedo a Feliciano o a Blasi di aiutarmi, dato che hanno più tempo di me, e vediamo un pochino come si evolve. Perché ad oggi io sono più propenso a fare un'altra multi su Goku alla ricerca di Broly terzo della copia e poi la multi Olkai rispetto a che fare le due multi sui Super Saiyan 3, ve lo dico spassionatamente, perché il Team Super Saiyan 3 ce l'ho, il Team Super Saiyan di base ce l'ho, una determinata versione, se Bardock è un DPS. Quindi non vedo PG che mi servano in quei due PG. Però aspettiamo domani perché potrebbe uscire dei PG della Madonna. Potrebbe andare direttamente a tuo, può uscire di tutto. Quindi aspettiamo comunque domani. Vi ringrazio per avermi seguito. Link in descrizione per il gruppo Facebook Global, JAP e Gaming. Instagram ufficiale mio, dei gruppi e del sommo onnipotente Priscilla che sempre ci guarda e ci osserva. Cerca. Anche commentato. E vi ricordo che se siete global e volete acquistare per Gogeta trovate sempre in descrizione il link ai reseller. Grazie di tutto e noi ci vediamo domani con l'analisi di questo Goku Super Saiyan 3 che vi dico subito, ma mi pare palese che sarà abbastanza il cavallo di battaglia in quasi tutte cose. È meglio di Goku Super Saiyan 3 Angel Tech. Che però, e qua ci sta un però grande come una casa. A differenza, sto cercando di mettere equilibrato, si sembro in questo caso quello di, come si chiama, Kid di Soul Eater che voleva tutto perfettamente simmetrico, che però ha un suo spazio, finalmente con il suo presentare Angel Tech posso dire c'è un team che ha bisogno di lui, uno, e non è il suo colore, non è quello Super Saiyan 3, quindi bellissimo. A domani e buona serata.